Il terzo segreto di Fatima. La Madonna rivela guerra nucleare, immenso terremoto e 3 giorni di buio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo vicini all'ultimo minuto, all'ultimo giorno e la catastrofe sta arrivando. Una guerra senza precedenti provocherà una distruzione nucleare. Questa guerra può distruggere tutto, sarà un disastro. L'oscurità cadrà poi su di noi per 3 giorni. La terza parte che sopravviverà a queste 72 ore di buio e sacrificio inizierà a vivere una nuova era. In seguito, poco prima della mezzanotte, comincerà un terremoto che scuoterà il pianeta per 8 ore. Per sopravvivere, la Vergine impone di non uscire di casa e di non farvi entrare alcun estraneo. Arriveranno persone nuove e sconosciute. Sembrano buone e diranno di unirsi a loro, alla loro nuova razza e forma di vita. Non fateci caso. Queste nuove persone approfitteranno della catastrofe che avverrà nel mondo. Le persone dovranno accendere candele benedette nei 3 giorni di buio. Dopodiché, in cielo apparirà una croce mistica per ricordare il sacrificio di Gesù per i peccati del mondo. Al termine del terremoto, coloro che ancora non credono nel nostro Signore moriranno terribilmente. Alla fine il sole sorgerà e coloro che sono sopravvissuti e che hanno creduto in Dio vivranno in un nuovo mondo. Preghiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.